quando? Non, il periodo è sicuramente, credo che sia un periodo di poco precedente all'omicidio di Cristina, quindi dovremmo essere prima del 1978. Subito dopo la sua scarcerazione? Non saprei essere più preciso perché dovrei consultare gli atti. È citato in questo libro di Arlacchi questo episodio. Sì. Sì. Dice. Ci fai le rencontre della basta e ne parla una sola volta in questo libro per la zona. Dice. Ah, dice nel 1976, un giorno del 76, quindi io ricordavo 77, mi trovavo alla tenuta Favarella assieme a Pippo, eravamo seduti a discutere con Michele Greco. Ecco, non è Bontate, è Michele Greco, ora che io ricordavo la tenuta di Bontate mentre si trattava la tenuta di Michele Greco. Siamo seduti a discutere con Michele Greco quando arrivarono Rosario Riccobono e Vittorio Mangano, un madonna di Pippo Calò che avevo già incontrato a Milano. Erano venuti per informare Greco dell'avvenuta esecuzione di un ordine. Avevano appena eliminato il responsabile del sequestro di una donna e avevano pure liberato l'ostaggio. Penso di ricordare anche a quale delitto si riferisce. Qual era? Si riferisce il Calderone. Credo che perché in quell'epoca credo che venne sequestrata a Monreale una certa Gabriella o Graziella Mandalà, la quale qualche giorno dopo, credo appena 8 giorni dopo, fu ricomparve, diciamo, fu liberata, e subito dopo si verificarono tutta una serie di delitti estremamente raccapriccianti. Uno, un tizio che probabilmente era sospettato di aver partecipato a questo sequestro, fu ritrovato addirittura nella circonvallazione dentro un sacco di Calderone con riferimento al suo incontro con Mangano. Fatto da Mangano. Calderone lascia capire in questo modo. Almeno da queste dichiarazioni che vedo riportate nel libro di Pino Arlacchi, anzi credo che Calderone cita proprio questo fatto che mi ha fatto ricordare. Sì, le vittime avevano tra decisione fatta da Ligio di due donne, della quale una viene stuprata e uccisa, una ragazza di 14 o 15 anni viene stuprata e uccisa subito dopo. Si tratterebbe un delitto analogo a quello per cui un tizio stamattina è stato. Sono tutta una serie di appunti, di schede di computer attraverso le quali occorre però risalire alla documentazione, delle quali alcuni sono sicuramente ostensibili perché fanno parte del maxi processo e ormai sì. Il maxi processo è conosciuto, è pubblico. Alcuni non lo sono perché riguardano indagini in corso, li dovrei far esaminare da Guarnotte per poi. No, dicevo solo quei fogli di computer. Eh sì, però qualcuno di questi fogli di computer riguarda per esempio sta faccenda di Dell'Utri, Berlusconi, e non so fino a che punto sono ostensibili. Io glieli do. L'importante è che lei non dica che gliel'ho dato io. Sono soltanto, ecco, questo computer è organizzato in questo modo, questo è un indice sostanzialmente. Perché attraverso queste indicazioni noi cerchiamo Vittorio Mangano e il computer ci tira fuori tutti gli indici degli atti dove sappiamo che c'è il nome Vittorio Mangano. Però non sono gli atti, è l'indicazione di come si possono andare a trovare. Perché poi il processo è microfilmato, c'è lì una cosa, si cerca il microfilm e si tirano fuori.
cosa non sempre facile, perché ormai sti bobine di microfilm sono diventate numerosissime.